L'anno scorso con un amico che era a termine, ormai stava malissimo e mi ha fatto cenno con gli occhi e abbiamo fatto sì che andasse per la sua strada addormentandosi senza soffrire ulteriormente, senza rendersi conto di morire soffocato. Aiutato a morire per non soffrire più. Così racconta non il sindaco, ma il medico condotto di Santa Lucia di Piave. E Shumsky lo fa all'indomani dell'approvazione sul biotestamento, che vede divisa prima che la politica la società, tra chi approva la scelta del Parlamento e chi invece parla di suicidio legalizzato. Il medico e soprattutto l'uomo Shumsky non sta di certo da quest'ultima parte, considerando quanto affronta ogni giorno. Qualcuno dovrebbe aver portato avanti dal punto di vista medico di assistenza con malati di SLA e con altre malattie che non davano speranza, con la famiglia, che disperazione, che difficoltà. Credo che sia giusto che uno possa decidere in queste situazioni estreme in cui non c'è nessuna speranza di non continuare a soffrire, né lui né la sua famiglia. E ai politici, che hanno combattuto la legge sul biotestamento come camuffamento dell'eutanasia di Stato, annunciando che continueranno la battaglia per cancellarla, non il sindaco, ma il medico Shumsky risponde. Questi sono quelli che non hanno mai affrontato realmente la disperazione di un malato terminale, di un malato che non ha speranza e della sua famiglia. Lo dico sempre, non va visto con una visione dall'alto di uno che dà giudizi, ma bisogna stare sul campo, bisogna stare lì con le persone, con la sofferenza delle persone.